i persiani. Proprio prima, nell'interrogazione, stavamo parlando dell'assedio di Ninive. Ecco, per me è significativo questo, per farvi capire un po' l'evoluzione delle dinamiche politico-militari all'interno della Mesopotamia, soprattutto della Mesopotamia settentrionale, no? Perché appunto i persiani da lì vengono, dal nord e dall'est della Mesopotamia. Cioè, in quella fase lì, abbiamo detto, intorno al 609, i persiani sono ancora semplici pastori, sono una stirpe europea, così come i Medi, quindi, appartengono a tutto quell'insieme di popoli che erano stanziati probabilmente nelle regioni steppose tra Asia ed Europa intorno al 3000 a.C. e poi si sono spostati, sono migrati. Alcuni, gli Indi, diciamo, appunto, Indoari, detti anche, sono spostati, scusate, si sono spostati, oppure sono migrati, nella penisola indiana, da lì il sanscrito e le lingue indù, ecco, di origine indoeuropea. Altri invece in altre zone, magari passando attraverso il Caucaso alcuni, sono arrivati nell'altopiano iranico. È il caso dei popoli dei Medi e dei Persiani o degli Ittiti. E poi invece ne vedremo altri di indoeuropei che sono andati decisamente verso l'Europa, come appunto Achei, Dori, quindi i Greci, o anche gli stessi Latini, Celti, eccetera. Bene, ora i Persiani si stanziano in questa regione, l'altopiano, eccetera, dove vivono di pastorizia. Come abbiamo detto spesso, questi popoli che vivono di pastorizia sono popoli anche nomadi e che mano a mano vanno incentivando le attività paramilitari, tipo insomma guerriglia, saccheggio. In un primo tempo, sicuramente fra i due popoli limitrofi, vicini, dei Medi e dei Persiani, prevalgono i Medi, che infatti, come abbiamo detto, sono alleati dei babilonesi nell'assedio di Ninive. E che costituiscono tra l'altro un regno, no? Quindi dopo il 609 a.C., mentre i babilonesi sono egemoni nel sud della Mesopotamia, a nord, diciamo, nord-nord-est, c'è proprio un regno dei Medi. Ora, che cosa succede poi però? Succede a un certo punto che, ecco, una cosa già interessante che faranno anche i persiani, anche i Medi non si impongono sulle altre popolazioni in questi 50 anni, insomma, in cui realizzano questo regno e lasciano i re locali. Infatti il re dei Medi è anche re dei re, quindi tutti i re locali delle varie popolazioni locali che sono state assoggettate dai Medi rimangono e non sono, insomma, esautorati. Poi incominciano però i contrasti. Quindi, in un primo tempo, tutti quanti erano coalizzati contro gli Assiri, non ne potevano più della potenza degli Assiri, che infatti erano tremendi, terrorizzavano, insomma, le popolazioni che erano assoggettate. E quindi tutti quanti erano uniti alleati. Poi però incominciano a esserci delle frizioni fra queste varie popolazioni. Ad esempio, ci sono dei contrasti fra i Medi e i Babilonesi e quindi il re persiano, Ciro, che per il momento è assoggettato, ricordate che abbiamo detto che il re dei Medi è re dei re, quindi il re persiano c'è, esiste, ma è assoggettato ai Medi di per sé, però si allea con i Babilonesi e quindi Ciro incomincia una serie di conquiste, no? Quindi alleato dei Babilonesi, anzitutto si impone sui Medi e tra l'altro quindi automaticamente il regno che prima era regno dei Medi diventa adesso regno dei Persiani, quindi il re dei Persiani si sostituisce a quello dei Medi e fa conquiste a Oriente, molte conquiste, arriva addirittura fino al fiume Indo con le sue truppe, il re Ciro. Il primo grande imperatore, insomma, dei persiani che fa parlare di sé, sconfigge Creso, re della Lidia, a Occidente, quindi da Oriente a Occidente. I confini orientali, insomma, di questo regno vastissimo che va creando Ciro sono il fiume Indo
ad est, quindi l'attuale Pakistan. Sapete, no? Che Pakistan oggi è proprio solcato in mezzo dal fiume Indo, no? E mentre addirittura a ovest arriva fino alla Lidia, quindi alle coste dell'Asia Minore, coste che bagnano il mare Egeo, no? Che sono bagnate, volevo dire, scusate, dal mare Egeo, quindi verso addirittura la Grecia, quasi quasi, no? E questo avviene nel 547-546, ma vediamo che cosa avviene a un certo punto con gli alleati babilonesi. Abbiamo detto infatti che i persiani all'inizio erano alleati dei babilonesi, ma vediamo cosa succede a un certo punto. Leggiamo la pagina 96. Assedio di Babilonia. La tensione è grande. Sugli spalti della città stanno gli arcieri pronti a un ordine reale. Di fronte, di là dal fiume, il più potente esercito che si fosse mai visto in quella parte del mondo. L'esercito di Ciro, ormai già affermato quando Ciro nel 539, abbiamo detto che circa 10 anni prima, infatti, ha già conquistato la Lidia. Quindi nel 539 è re da 20 anni circa Ciro, affermatissimo. Il suo esercito è fortissimo. È il più potente che si fosse mai visto in quella parte del mondo. Qualche decina di migliaia di tra arcieri, fanti armati di spada e lancia, soprattutto i rapidissimi guerrieri a cavallo, capaci di combattere con la spada e con le frecce. È l'esercito che nel giro di pochi anni ha conquistato un territorio sterminato, dalla valle dell'Indo all'Anatolia, quindi quello che vi ho detto prima, quei confini vastissimi dell'impero di Ciro che potete vedere anche nella cartina a pagina 97. L'Anatolia è la penisola della Turchia, diciamo così, no? E ora sta per dare l'assalto a Babilonia, l'antica e gloriosa capitale della Mesopotamia. L'esito della battaglia si preannuncia incerto. L'armata di Ciro è invitta, cioè non è mai stata sconfitta, è invincibile, no? L'armata di Ciro è invitta, ma le mura della città sono possenti. Conquistare Babilonia, assediare Babilonia non è uno scherzo, perché le mura di Babilonia sono possenti, quasi, quasi indistruttibile Babilonia. Poi improvvisamente l'imprevedibile. Lentamente le porte della città si aprono. Messaggeri escono incontro all'attaccante e lo invitano a entrare. Babilonia si è arresa senza combattere. Ciro, re dei persiani, entra in città da trionfatore e riceve tutti i titoli attribuiti agli antichi re mesopotamici. Che cosa è successo nel frattempo? È successo quindi che il re dei babilonesi stava un po' opprimendo anche il suo popolo, al punto che gli stessi babilonesi non ne potevano più di questo re. Se non sbaglio si chiamava Nabonedo, questo re dei babilonesi. E quindi, quando arriva Ciro, il popolo, l'esercito, eccetera, invece di combattere, rintuzzare l'attacco dei persiani, lo acclamano anche re dei re, nuovamente, come era stato chiamato, vi ricordate, il re dei Medi. Lui rende omaggio a Marduk, che è un dio importante babilonese. E basta, da quel momento in poi, diciamo che Ciro diventa re anche di Babilonia, anzi addirittura Babilonia diventa un'altra capitale dell'impero dei persiani. Questa è un'altra caratteristica strana, interessante dell'impero dei persiani. Mentre gli imperi precedenti avevano una sola capitale, pensate per esempio agli Assiri che concentravano tutto il potere nelle loro città di Assur, prima e poi soprattutto di Ninive. Invece no, i persiani dicono no, l'imperatore non è detto che debba risiedere solamente in una città, può trasferirsi anche in un'altra città, può avere più capitali. Questa è una cosa che poi verrà ripresa anche addirittura dagli imperatori medievali, no? Oppure romani anche, no? Ci saranno più capitali. E Babilonia sarà una di queste. Quindi viene considerato un re babilonese in un certo senso e quindi viene acclamato. E così questo assedio di Babilonia non è una guerra, non c'è nessuna guerra perché poi abbiamo detto le porte della città vengono aperte a Ciro. E poi, oltre a rendere omaggio a Marduk, Ciro rende omaggio a tutti gli dei delle popolazioni sottomesse. E quindi tutti poi accettano di buon grado il potere dei persiani. Quella metodologia che aveva iniziato ad utilizzare il re dei Medi in un territorio più ristretto,
l'imperatore dei Persiani lo usa nel suo impero ormai vastissimo, cioè di lasciare la libertà, l'autonomia ai popoli sottomessi. Egli trasforma i re locali in satrapi, quindi non toglie il potere ai re locali, anzi li trasforma in funzionari dell'imperatore, quindi strettamente e direttamente collegati con l'imperatore, come se creasse una sorta di confederazione di stati. In un certo senso l'impero persiano era una confederazione di stati. La metodologia dell'impero persiano fa venire in mente quella che sarà poi quella dell'impero romano. Anche l'impero romano non impone la religione alle popolazioni sottomesse, anzi ingloba gli dei locali nella religione politeista romana. Quindi il metodo è lo stesso più o meno. A dire la verità, poi nell'impero romano non ci saranno i satrapi, non rimarranno i re locali, però dipende, in certi casi sì, il re Erode è un caso del genere. No? Cioè, ricordate che al tempo, diciamo, di Cristo, la Palestina non era una provincia romana e quindi c'era un re, era rimasto il re locale, no? Quindi esattamente come facevano i persiani. Poi ancora stavamo dicendo aiuta Fenici ed Ebrei. I Fenici e gli Ebrei avevano passato dei periodi un po' brutti, insomma, bruschi, insomma, della loro storia. Pensiamo per esempio agli Ebrei che erano stati esiliati a Babilonia. Quindi per gli Ebrei la distruzione di Ninive non era stata una cosa molto positiva, perché loro erano alleati degli Assiri, l'abbiamo già detta questa cosa, no? E quindi i babilonesi avevano addirittura deportato il popolo degli ebrei. Invece i persiani restituiscono agli ebrei gran parte della loro libertà, della loro autonomia, della loro indipendenza, no? E quindi loro hanno un periodo più florido, no? Sotto i persiani rispetto ai babilonesi. Per non parlare dei fenici. I Fenici diventano praticamente i mercanti dell'impero persiano, cioè quelli che poi fanno traffici per conto anche dello stesso imperatore. Quindi c'è un ritorno, un periodo di grande ricchezza commerciale dei Fenici, no? I Fenici sono molto importanti in questo periodo, molto valorizzati dai persiani. Infine, il re Ciro si fa seppellire nella capitale. La capitale, ecco, andiamo a vedere la cartina. La capitale dell'impero persiano sotto Ciro è la città di Pasargade. Così vediamo dove ci sono Pasargade e Persepoli, la regione originaria, diciamo così, della Persia. L'attuale stato dell'Iran una volta si chiamava anche Persia, no? C'era lo Shah di Persia. Quindi l'altopiano iranico è la zona, appunto, dicevamo, di origine dei persiani, no? Quindi la Persia, noi occidentali la chiamiamo Persia ancora oggi, no? Mentre invece i musulmani hanno chiamato il loro stato in modo diverso, l'hanno chiamato Iran. Però questo per dirvi di un qualcosa che è rimasto nel corso dei secoli. Ecco, stavamo dicendo quindi del re dell'universo che è tollerante. Ora, era imperatore da 30 anni nel 528 Ciro, quando in battaglia per sedare una ribellione in Oriente perde la vita. Ha creato però in questi 3 anni di regno, di impero, ha creato appunto un impero vastissimo. Ecco, vedete quindi tutte le conquiste che sono state fatte da lui, escluso l'Egitto. Infatti, l'Egitto sarà poi conquistato dal suo successore. Ma prima di parlare di quello che fanno i successori dei persiani, andiamo a evidenziare alcuni aspetti importanti. Per esempio, andiamo alla pagina 98, dove vediamo appunto la tomba di Ciro. Quindi queste sono le rovine di Pasargade. Questa che era la capitale originaria dell'impero dei Persiani. Pensate che praticamente alla morte di Ciro poi questa città sarà quasi abbandonata, comunque non sarà più capitale, no? Ne parleremo però in seguito. Pasargate comunque non fu mai conquistata, cadde solo per abbandono e quindi adesso noi possiamo visitare le rovine di questa città.
ma andiamo ad approfondire con questa scheda sui primi sistemi di pagamento, andiamo a approfondire il discorso sulla moneta, la nascita della moneta, che avviene più o meno in questo periodo. Infatti abbiamo detto, fra le varie conquiste che ha fatto il nostro re e imperatore Ciro, abbiamo detto che nel 547-546 a.C. ha conquistato la Lidia. La Lidia è una regione, quindi abbiamo detto Asia Minore, sulle coste del Mare Egeo, eccetera, una regione molto ricca, una nazione molto ricca all'epoca. Ed è una nazione importante per noi anche perché è la nazione in cui è nata, diciamo, è stata coniata la moneta, la prima moneta. È nata la moneta, ecco. La moneta come misura di scambio. Allora, facciamo un po' una storia di quello che è il commercio e diciamo che sicuramente per scambiare dei beni all'inizio della storia dell'umanità si utilizzava il baratto. Il baratto fra le varie tribù. Quindi, io do un oggetto, un manufatto e in cambio ne ricevo un altro, ecco, di pari valore. Quindi questa è una pratica che vi dicevo, ve l'ho detto che a Roma nel Lazio recentemente è stata fatta una giornata del baratto. No, ne parlavo con voi, sì, proprio. Quindi, non so, c'è chi anche esalta questa pratica e ancora oggi insomma la propone. E quindi c'è il baratto, no? Dopo però che cosa è successo? È successo che con l'andare avanti della civiltà e del commercio si sono cercate delle unità di misura per uniformare gli scambi. Quindi l'unità di misura del volume, del peso e dei liquidi. Le misure di orzo. Provate a pensare, per esempio, abbiamo detto a quelle iscrizioni cuneiformi, no? In cui si elencava quanti erano i sacchi d'orzo che un contadino doveva dare al tempio sumero, come tributo al tempio, appunto, no? E quindi queste unità di misura piano piano diventano i primi punti di riferimento degli scambi. Poi cominciano a utilizzarsi delle barrette di argento. Per esempio, lo shekel è una barretta di 8 grammi di argento. La mina sono 500 grammi di argento, mentre il talento sono 30 kg d'argento. Un talento uguale però a 30 kg. Il talento sempre come misura, anche quando diventa una moneta, nell'antichità diventa qualcosa di ricchissimo. Avere un talento era come dire oggi avere 1 miliardo, insomma, no? Quindi un'unità di ricchezza spropositata. Poi, come stavo dicendo, in realtà le prime monete furono coniate, coniare. Cosa vuol dire coniare? Vuol dire utilizzare un cilindro di ferro battuto che si stampa appunto sul metallo, che stampa le facce di una moneta, no? Le prime monete sono coniate. Cioè, sono ancora calde Quando comunque. sono ancora calde, sì, giusto, giusto. Sì. Ad esempio, spesso le monete sono ottenute tramite fusione del metallo, giusto? Quindi quando il metallo è ancora caldo si possono coniare, cioè battere con questo cilindro di ferro. Vi stavo dicendo appunto che le prime monete della storia sono coniate appunto nella Lidia, in questo regno di Creso, il re mitico, quasi mitico, in realtà anche storico, della Lidia. Venivano coniate anzitutto monete di elettro. L'elettro è una lega di oro e di argento. Poi vengono coniate monete di oro con la faccia di Creso, oppure di argento, insomma, no? E poi vengono fatte all'inizio monete con una sola faccia, quindi viene coniata solo una faccia della moneta. Poi invece vengono coniate entrambe le facce delle monete. Poi vedremo che con Dario, l'imperatore Dario dei Persiani, verrà coniata una moneta unica. E poi vedremo, parleremo anche delle dracme, quindi delle monete d'argento dei greci, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo sapere che la moneta è nata in sostanza nella Lidia. Questo altopiano iranico, questa, scusate, ho sbagliato, questo altopiano anatolico,
Questa penisola anatolica, insomma, è sicuramente molto importante nella storia dell'umanità, l'abbiamo detto, soprattutto per le monete e anche per il cos'è che nasce in Anatolia? Cos'è che nasce? Vicino? No, sì, vicino. Ci siamo vicino. La zecca delle monete, d'accordo. Ma anche un'altra cosa. No, mannaggia. Vediamo un po' se qualcuno sa rispondere a questa domanda. Che cosa nasce in Anatolia? Una cosa che potrebbe essere legata con quel discorso che abbiamo fatto. Una cosa che si trova per la prima volta in Anatolia presso gli Ittiti. Presso gli Ittiti, che cos'è che si trova per la prima volta? Allora, c'entra sempre con queste robe qua, le monete. Vi state avvicinando? Vi state ormai fuochino proprio? Il ferro, Gian Gregorio, benissimo, un più a Gian Gregorio. La cosa che si trova per la prima volta in Anatolia è il ferro, quindi l'età del ferro. Ah, è vero, se lei non avesse detto bronzo oro, Gian Gregorio non ci sarebbe arrivata. Mi spiace, purtroppo è stata sfortunata però. Perché ferro l'ha detto Gian Gregorio. Mi spiace. Quindi, attenzione, stavamo dicendo quindi che già ben prima dell'anno 1000 in Anatolia si conosceva il ferro, quindi in Anatolia sono esperti di metallo e quindi forse anche questo è il motivo per cui nasce la moneta proprio in Anatolia. E infatti, cosa dice alla fine di questo box? Ah sì, dice che appunto viene conquistata Sardi, la capitale della Lidia, da Ciro. Le armate di Ciro, l'imperatore dei persiani, e Creso, per non cadere nelle mani dei nemici, fece erigere una catasta di legna, vi fece collocare in cima il suo trono e vi si sedette, ordinando di dar fuoco alla pira e trovando così la morte tra le fiamme. Questo è Creso, il re della Lidia. Perché? Sì, insomma, lui si è fatto uccidere perché non voleva cadere sotto le mani del nemico vivo, voleva piuttosto farsi uccidere. Ecco. Diciamo che Creso è un personaggio storico, ma fa venire in mente il Remida, insomma, perché è anche un personaggio quasi leggendario per la ricchezza della sua città, Sardi, e del suo palazzo. Bene. Passiamo adesso a parlare di politeismo e monoteismo. Abbiamo già toccato questo discorso del politeismo e del monoteismo. Qui lo affrontiamo in un modo più approfondito. Infatti, abbiamo detto che il re Ciro lascia alle varie popolazioni sottomesse la libertà di culto degli dèi. Ecco, com'è nata infatti la religione politeista dopo la religione animista, cioè la religione tribale e del periodo, insomma, del Paleolitico, era sicuramente una religione animista. In sostanza, gli uomini individuavano nei vari fenomeni della natura, oggetti, eccetera, individuavano uno spirito divino. Poi, piano piano, iniziarono ad associare ad ogni attività un dio. Quindi, quando si differenziarono le varie attività, ad esempio, quando nacque l'agricoltura, ecco che nacque anche il politeismo in un certo senso. E gli dèi, infatti, proteggevano gli uomini per la raccolta, per la semina, la ratura, eccetera. E poi anche il commercio. Poi ogni città, piano piano ogni città ebbe un dio. E quindi poi quando si unificarono i vari regni, ecco che nacque il politeismo come per valorizzare gli dèi di queste varie città, dèi che avevano varie origini, eccetera. Poi ci fu un monoteismo effimero, quello di Amenhotep IV, che abbiamo ricordato nell'interrogazione. Effimero vuol dire di breve durata, perché infatti erano politeisti tutte le popolazioni della Mesopotamia, gli Egizi, eccetera, abbiamo visto anche i Fenici. Poi però vi dicevo appunto che ci fu un tentativo di monoteismo sotto un faraone nel nuovo regno, Amenhotep IV. Poi abbiamo il zoroastrismo in Persia. Parliamo quindi di monoteismo o anche se volete di dualismo
per quanto riguarda la religione persiana. In realtà i persiani erano sempre stati politeisti e avevano i loro sacerdoti. Quando però arrivò al potere Dario, siccome c'era un profeta che si chiamava Zoroastro nel periodo in cui lui era imperatore, che andava predicando una sorta di monoteismo, allora Dario colse l'occasione per togliere ogni potere ai sacerdoti. E disse: da questo momento in poi la religione dei persiani non è più la religione politeista precedente, ma è questa religione monoteista, il mazdeismo, cioè che ha come dio principale Ahura Mazda, quella professata da Zoroastro, da questo profeta. In questo modo automaticamente tolse tutto il potere che prima avevano i sacerdoti presso i persiani. I sacerdoti erano chiamati magi. Ma hai sentito parlare dei re magi, per esempio? In Oriente spesso i sacerdoti avevano questo nome di magi. Annullando i culti delle divinità minori, abbiamo un monoteismo. Attenzione però, il monoteismo, abbiamo detto, dei persiani non è un monoteismo stretto per due motivi. Primo motivo, la potenza di Ahriman, cioè oltre al dio del bene che è Ahura Mazda, c'è anche una potenza del male che è chiamata Ahriman. Ahriman quindi è una sorta come di diavolo, no? Il signore del male, che però si contrappone al signore del bene con lo stesso potere. Mentre il diavolo, ad esempio, nella religione cristiana è comunque sottomesso da Dio, invece nella religione persiana queste due entità si fronteggiano con potere equivalente. E quindi certe volte è vero prevale il bene, ma in certi altri casi prevale il male. E quindi ecco il motivo per cui prima parlavo anche di una sorta di dualismo. Poi c'è da dire anche che i persiani, come avevo spiegato prima, non cancellarono. Perché possiamo dire che in un certo senso continua il politeismo anche con i persiani? Perché i persiani non cancellarono gli dèi delle popolazioni sottomesse, i culti dei popoli sottomessi, e quindi in un certo senso continua a esserci il politeismo sotto i persiani. Dobbiamo anche ricordare una cosa: questa religione, questo mazdeismo, è continuata anche nel periodo dei cristiani, del cristianesimo, e poi ci sono state varie forme, diciamo, di sincretismo religioso, cioè in queste regioni orientali, siriane, persiane, eccetera, il cristianesimo venne anche a fondersi con le religioni preesistenti, e per esempio il manicheismo era un'eresia cristiana che aveva molti punti in comune con il mazdeismo, perché anche nel manicheismo ci sono due entità del bene e del male che si contrappongono. E il manicheismo poi ispirò i catari, cioè un'altra setta cristiana. Poi arrivarono intorno al 600 d.C., arrivarono gli arabi, musulmani quindi, che imposero nella regione, nella zona, la religione musulmana, che ancora oggi in Iran, prima stavamo parlando dell'Iran, no? Ancora oggi ovviamente è l'unica religione, insomma, di questo territorio, l'attuale Iran, l'antica Persia. Però i persiani che c'erano, c'era una dinastia di persiani, si chiamavano i Sassanidi, nel 600 d.C., alcuni di essi riuscirono a scappare. Per evitare questa invasione di arabi musulmani e andarono verso l'India, dove continuarono a esercitare, insomma, i loro culti e quindi ad avere la loro religione, che addirittura è pervenuta fino ad oggi. Infatti, ancora oggi c'è una regione dell'India in cui ci sono questi discendenti dei persiani che hanno questa religione. E per cui, per esempio, non seppelliscono i morti, ma hanno le torri del silenzio. Quindi mettono i cadaveri dei morti, diciamo, perché devono essere puri anche dopo la morte, all'aria aperta, appunto, in queste torri del silenzio. Bene, passiamo adesso al monoteismo stretto degli ebrei. Anche gli ebrei, a dire la verità, all'inizio erano idolatri e molte volte, cioè quasi praticamente erano politeisti. Gli ebrei monoteisti chiamavano i politeisti idolatri perché adoravano degli idoli invece del Dio unico. Ma loro stessi, prima di diventare monoteisti stretti,
erano idolatri, cioè erano politeisti. Poi solo in un secondo tempo, poi in un altro libro si parla di enoteismo, cioè il dio di Yahweh che si contrappone agli altri dei, che sconfigge gli altri dei, poi diventò un monoteismo stretto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.